E torniamo a parlare di sostanza miracolosa. Dopo il ritiro della pozione di AstraZeneca, visto che ha deciso di non fare gli aggiornamenti ed è rimasta indietro rispetto agli altri produttori, arriva una notizia super e tutti ne stanno parlando. La Repubblica ha creato il vaccino che blocca 8 coronavirus prima del contagio. .net. Presto un vaccino antinfluenzale universale. E infine Quotidiano dei Contribuenti. Salute, creato vaccino per i coronavirus non ancora emersi. Wow! Leggiamo qualche stralcio da Quotidiano dei Contribuenti. È nata una nuova tecnologia vaccinale efficace nel dare protezione contro un'ampia gamma di coronavirus nei topi. Sì, vabbè, per ora nei topi, ma poi vedrete che anche negli uomini. Con potenziali implicazioni per le future pandemie, comprese quelle non ancora note. Ma questi sono grandissimi. Vi ricordate che durante la grande inoculazione non sapevano le tempistiche? Allora, con quello dello shampoo lì ne fai una e sei a posto. Poi dopo Ricciardi, no, chi l'ha fatto deve correre a farlo immediatamente, eh? 2-3 mesi dopo bisogna andare. Poi dopo allungavano e accorciavano la durata del marchio verde perché l'efficacia cambiava, ma non si sapeva, era tutto in divenire, tutto in fieri. Però adesso c'è la nuova tecnologia che protegge da quei virus che ancora devono venire. Ma un nuovo approccio descritto su Nature Nanotechnology, chiamato vaccinologia proattiva, nato dalla collaborazione di scienziati dell'Università di Cambridge, dell'Università di Oxford e del Caltech. Questa nuova tecnica prevede lo sviluppo di un vaccino prima che emerga l'agente patogeno che causa la malattia. In sostanza, istruisce il sistema immunitario a riconoscere regioni specifiche di 8 diversi coronavirus, tra cui il SARS-CoV-1, il SARS-CoV-2, eccetera. Ora sentiamo le parole dei ricercatori. Rory Hills ha dichiarato: il nostro obiettivo è creare un vaccino che ci protegga dalla prossima pandemia di coronavirus e che sia pronto prima ancora che la pandemia abbia inizio. Ma è così, deve esserci subito, se no cosa le fate cominciare? Deve esserci subito. Poi ha aggiunto: abbiamo creato un vaccino che fornisce protezione contro un'ampia gamma di coronavirus diversi, compresi quelli che ancora non conosciamo. Allora, smettetela, che so già che qualcuno di voi la dirà: ma come, non li conoscono e fanno già il vaccino? Non è come pensate. Non li conoscono nel senso che non sono usciti a cena assieme, ci hanno mica provato, però sanno cosa sono. Secondo ricercatore Howard, non dobbiamo aspettare che emergano nuovi coronavirus. Sappiamo abbastanza sui coronavirus e sulle diverse risposte immunitarie ad essi. Possiamo iniziare a costruire vaccini protettivi contro i coronavirus sconosciuti. Dobbiamo capire come fare ancora meglio in futuro, e una componente importante di questo lavoro è iniziare a sviluppare i vaccini in anticipo. Ma è così. Il nuovo vaccino, che si chiama Quartet Nano Cage, si basa su una struttura chiamata nanoparticella, una sfera di proteine legate da interazioni incredibilmente forti. Catene di diversi antigeni virali sono attaccate a questa nanoparticella utilizzando una nuova supercolla proteica. Il vaccino dovrebbe entrare in fase 1 di sperimentazione clinica all'inizio del 2025, ma la sua natura complessa ne rende difficile la produzione, il che potrebbe limitarne la produzione su larga scala. Quindi una bella notizia che c'è questo nuovo vaccino, però ce n'è una brutta che forse non si riesce a produrre su larga scala, e poi se ne devi fare 2, 3 o 4, cioè, avete capito? Ma soffermiamoci su una cosa interessante. Si parla di nanoparticella che viene introdotta nel nostro corpo. Ma vi ricordate Cingolani quando diceva: il futuro non sono i cellulari, no, sono le nanoparticelle inserite nel nostro corpo. Io ho fatto anche il video, e lo stesso nel quale diceva che aveva parlato con il creatore. Come Mima? Perché lui ha detto che la popolazione ideale sul pianeta Terra è 3 miliardi di persone, quindi per saperlo ha parlato col creatore, se no come fa a sapere sta roba qua? Cioè, io mica la so, Cioè, lui c'aveva un filo diretto col creatore che gli ha detto: no, guarda, io questo mondo l'ho progettato per 3 miliardi, vedi un po' te come fare con sostanze, nanoparticelle, ma c'è 3 miliardi, quella roba lì, vedi un po' te come devi fare. E questo è quanto.
Quindi possiamo stare tranquilli che adesso ci saranno pozioni ancora prima dei virus. Quindi noi saremo meglio dei computer, perché nei computer l'antivirus arriva sempre dopo il virus. E invece qua l'antivirus arriva prima del virus. E pensate che ci sarà anche chi ci crederà. Oh Mimar, ma che dici? No, scusate, ho sbagliato. No, stavo parlando di un altro video. No, scusate. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.